E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Scusate l'assenza, ma come ho scritto anche sul mio gruppo Telegram, mi invito a rimanere sul gruppo Telegram perché se c'è qualcosa che vi dico velocemente lo dico sempre lì, qui link in descrizione. Sono stato in vacanza da 7 notti, quindi 8 giorni praticamente, e non ho potuto veramente fare nulla. Perché ovviamente stavo in vacanza. Ho seguito un po' tutti gli streaming eccetera, quindi mentre stavo in vacanza non vedo l'ora di ritornare per loggare World of Warcraft. Come potete vedere non mi ammazzate, ma mi sono innamorato della campagna in alleanza, quindi non ho potuto fare a meno di cambiare fazione. Non me ne vogliate, ovviamente a me non me ne frega un cazzo delle diatribe o delle fazioni, sono Horde tutta la vita, alli merda, me ne frega un cazzo a me, perché ho visto comunque a primo impatto che la campagna in alleanza è stata, anzi è veramente figa, i territori sono belli, il Gul'tiras è veramente una figata, quindi ho deciso di farmi un war nano tank, come avevo pronunciato e semi spoilerato nello scorso video. Quindi andiamo a loggare. In realtà la mia idea era quella di andare a fare un nano del ferro scuro, però ovviamente c'è bisogno del cazzo di achievement che non ho nemmeno guardato, perché comunque tutta questa grossissima differenza tra nani normali e nani il ferro scuro non c'è. Ho già fatto un po' tutta la parte iniziale, infatti ho già preso il cuore di Azeroth con la Zerita eccetera, però se non sbaglio adesso dobbiamo andare con Jaina a Kul'tiras. Perché il grande oceano attraverserò per ritornare da te. Mi prometti che tornerai? Supererò qualunque tempesta sapendo che sei qui ad aspettarmi. Dobbiamo andare, Jaina. Ti voglio bene, papà. Sali in coperta, tesoro. La tua amorosa madre non ti perdonerà mai, assassino. Dama Jaina, siamo arrivati. Grazie, capitano. Questo filmato nella beta non c'era assolutamente, infatti ve l'ho lasciato tutto. Se c'è qualcosa che ho già messo magari nella beta e quindi sta nei video scorsi, non me lo rimetto perché è inutile. Per esempio questo qui nella beta già l'abbiamo fatto, in cui c'è l'arrivo di Jaina appunto a Kul'tiras e no Kul'tiras. Questo non c'è, quindi sto zitto e ve lo guardate anche io. Ebbene, la mia figlia ribelle fa ritorno al regno che ha tradito. Perché? Sono venuta a chiedere l'aiuto di Kul'tiras, a nome dell'Alleanza. L'Alleanza? Ha! Non è vero, c'era, però l'Alleanza, ce lo riguardiamo. Imploravamo il suo aiuto. Quando i nostri mariti, figli e fratelli venivano massacrati a Theramore. Non incolpate l'Alleanza per le mie azioni. Dunque lo ammetti? Ammetti di essere responsabile della morte dei nostri uomini? Sì. Ma farò qualunque cosa in mio potere per lenire le sofferenze di Kul'tiras. Catherine, la legge parla chiaro. La pena per il tradimento è la morte. Accetti dunque il giudizio della tua terra natia? Accetto il tuo giudizio, madre. Tu non sei più mia figlia. Fanne ciò che vuoi,
non è più affar mio. Nostra cara Chyna viene presa a calci in bocca, come penso sia giusto. Ok, noi siamo dei prigionieri. Ok, sì, sì, questa è come la beta, esattamente uguale. Qui dobbiamo scappare con il nostro Flynn. Lol, diamo un pugno al Flynn così. Che figata. Questa parte sulla beta è stata veramente simpatica. Lol. E facciamo scappare tutti i prigionieri, così ci aiutano a fare la fuga. Allora, prendiamo il nostro equip, visto che sennò non posso fare praticamente un cazzo. Tac. Qui dobbiamo prendere a cazzotti tutti, se non sbaglio. O dobbiamo fare la stilt? Boh, adesso vediamo. No, no, dobbiamo prendere a cazzotti tutti. Allora, vediamo da tank come vanno i danni, perché la mia idea è quella di livellare proprio da tank, così che inizio un po' a prendere confidenza fin da subito con... aspetta, tasto già. Con magari il telespell, i movimenti, il targeting, sta roba qua. Comunque vedo che non facciamo una sega di danno. Prendiamo la polvere da sparo fatta di azzerite. Non aggradatemi, grazie. Questo mi sa che lo ammazzo, questo c'è poca vita. Adesso dobbiamo livellare, ragazzi miei, quindi si va per l'esperienza. No, non è vero, faccio abbastanza danni, l'ho visto su questi mobetti un po' più scemi. Facciamo saltare per aria tutto. Stiamo indietro perché... Ah, ok, non è successo... Oh, i danni sono più che giusti. Poi considerate che, essendo tank, possiamo permetterci di fare dei pull più grandi, quindi... Diciamo che ci riguadagniamo in quello. Tipo qui. Facciamo un bel pulletto, va. Tu vieni qua. Facciamo così. E vai. Avatar. E si spacca i culi. Sì, rimaniamo al 100% HP. Easy. Che andiamo avanti proprio a cazzo fiero, senza nessun tipo di problema. Ah, e sì, ovviamente, come avete potuto notare, ho messo il gioco in italiano perché voglio seguire un po' meglio la lore, perché l'inglese più o meno lo capisco, per carità, però stare lì a tradurre o andare un po' a senso a volte non basta. O lo capisci perfettamente o niente. Questo sì, da beta l'abbiamo già visto. Ok, siamo arrivati a Kultiras. Devo necessariamente abbassare la musica. Sì, questa è tutta roba che vi faccio soldare, ragazzi, perché l'ho già fatto nella beta. Ah, vi preannuncio che non porterò tutto il leveling da 110 a 120 in video, perché a volte magari mi metto lì, voglio giocare un po' in tranquillità, quindi evito di mettermi a registrare e parlare, perché magari non sempre posso. Allora, siamo arrivati qua da Cyrus, che è il maestro del porto. Stringi la mano, questa pure è tutta roba che abbiamo già fatto nella beta, quindi mi sa che ve la faccio saltare. Ci hanno dato il lascia passare per i traghetti, così possiamo fare quello che cazzo vogliamo. Scegliamo la zona, come avevo già fatto nella beta. Sceglierò Drustvar perché è un territorio veramente figo. L'avevo detto proprio nello scorso video, quando avevo parlato di Drustvar, che non volevo andare troppo avanti perché volevo appunto farlo tutto appena usciva l'espansione. Volevo esplorarlo tutto. A parte che devi esplorarlo tutto perché sennò non livelli, quindi. E dobbiamo andare a parlare precisamente con il tizio delle barchette qua. Se se la smette di frizzare questo stracazzo di computer, che qui quando registro qui mi frizza sempre. Si vede che devo cambiarlo, eh. Ragazzi, donatemi 1000 euro così mi cambio questo fottuto PC e posso portarvi video 1080 60 fps. Adesso ci portano a Drustvar e ci vediamo direttamente là. Ok, siamo arrivati finalmente a Bora. Ah, sì, è Bora, a Drustvar. Andiamo a parlare direttamente con il tizio. Queste pure sono le prime quest che ho già fatto nella beta, quindi cercherò di non farvele rivedere tutte uguali, perché è noioso, insomma, rivederle tutte. Anche se ci sono magari dei ragazzi nuovi che sono arrivati e mi hanno già scritto. Però praticamente c'è questa sorta di... questa città malautunno, c'è una specie di maledizione che ha tipo pietrificati tutti, perché c'è sta una specie di strega. Ah, ragazzi, è fondamentale, fate tutte queste missioni tipo obiettivi bonus, perché danno tantissima esperienza. Da questa, per esempio, da quasi 33.000 di esperienza, che è veramente tanto. E tanto comunque si trovano nei territori in cui state facendo le altre quest, quindi non è che dovete proprio partirci per farla, la fate tranquillamente. Ok, l'obiettivo bonus l'abbiamo fatto, siamo presi i nostri 38 gold. Oh, qua c'è un moretto quasi che... Ce lo facciamo, cazzo. I rari pure, ragazzi, fateli perché danno un botto di esperienza. Se non avessi aggrado pure questo testa di cazzo di corvo che mi sta punzecchiando da lì dietro,
Magari sarebbe stata un po' più comoda la situazione, però vabbè, non fa niente, tanto non ci leva praticamente un cazzo. E easy, ce lo siamo portato a casetta. Pure abbiamo droppato l'artefatto. Ah, adesso che cazzo è? Mi sa che te lo danno in automatico. Sì, te lo metti in automatico se prende qualcosa per il potere artefatto. Consegniamo la quest al libro. Sì, sarà l'ora del tè più bella di sempre. Andiamo a cercare gli altri ospiti. Oh, signor Dino, avevi fame, vero? Unisciti pure a noi. È l'ora del tè. Adesso sto facendo la quest per questo bambino abbastanza inquietante qua sotto tra me e il lupo. Cattivo sindaco Strix, sempre a scappare dalle tue responsabilità verso la gente. Beh, ora non puoi più fuggire. Sì, è molto molto inquietante questo bambino. Classico tizio film horror proprio. Fissato con queste bambolette. Ragazzi, per questo video io vi saluto. Ci vediamo nel prossimo, in cui andremo avanti ovviamente con la campagna. Magari sarò in un altro territorio, ma comunque ragazzi vi porterò più video possibili. Però io il 31 agosto ho un esame e il 14 settembre un altro, quindi giocherò quando avrò la possibilità a fare video, quando avrò la possibilità. Quindi, però ci saranno video, quindi state sul canale. Noi ci vediamo al prossimo come sempre. Ciao a tutti ragazzi.